Io ho avuto il primo contatto con il caos quando ero bambino, con mio padre che mi ha portato alla Milanista, dicendomi che quello era un prodotto. Io non ce l'ho più. Avvicinati un po' qui. Allora, mio padre mi diceva che quelle opere non erano più ripetibili per via della tecnica. Ma io mi domandavo perché? Ma se nella chiesa del paesello ci sono tanti dipinti, perché non devono essere fatti qua? Beh, ho detto a mio padre, poi dopo un giorno ci provo io, quando sono grande, a tirare fuori questa tecnica. È stata sempre il mio cruccio, da 7 anni fino a oggi. Vado in una bottega a Campobasso sotto un maestro, che era un po' povero di mezzi, gli mancava sempre 99 centesimi per fare un euro. E quando era il momento, lui prendeva gli acconti per fare le rivelazioni, lui prendeva i soldi, ma poi si distruggeva. Al momento di fare i lavori aveva difficoltà a comprare la materia. Che faceva? Diceva a Michele, io ti ho imparato tutte le mestre, pensaci tu a fare le mestre. Lui mi diceva, come devo fare? Fin delicatissimo, si dice poca roba, fin fai un bel lavoro e io ti amo. Ma non la prendevo nei negozi del valore di vita, ma andavo a genere alimentare. Sembra strano, però è così. Esci da una bottega alimentare con tutto il meglio che ci possa essere, perché mentre uno non compra un tubetto di colori, intende non sa cosa c'è. Mentre con Don Nicola Rabi io sapevo che quando facevo le mestre, o grassi o magre, stucchi, quelle miscele erano qualcosa di eccezionale. Difatti poi ho cominciato a riflettere sui romani, ma queste non ce l'avevo di comprare. Dove andavo? Al contadino, alla natura, ed è una cosa importante. Allora, il mio paese era povero, di mezzi, non ci sono industrie, però è tutta una comunità contadina. E mano a mano, su quella semplicità, io ho cominciato a reperire le materie semplici, ma ho fatto questo. Poi negli anni ho cominciato a studiare le cere, per 10 anni le cere non andavano, finché non ho trovato un tipo di cera che era congeniale per fare un pane. Perché le cere non sono tutte uguali, quelle prese in pianura, e ci sono quelle di montagna. Quelle di montagna, cioè le montagne sono le migliori, che hanno dentro la resina. Difatti le migliori resine del cere che io ho incontrato, quella turca, il Bollino, la Sila, Monte d'Aburno, cose c'è. Trovate la cera, troviamo il sistema di mantenerla lì, si accatta la. Se lavori con i ferri caldi, perché non è vero che la cera non attacca sul supporto fresco, l'ho dimostrato a Francesco Rinaldi, a Steiner, a Alberto Pappalardo, proprio per dimostrare che la cera attacca sul supporto fresco. Non è vero che non attacca sull'acqua, è normale se l'intorno è pieno d'acqua, no, ma mentre l'intorno ha il suo processo fisiochimico, assorbe tutto ciò che ti è scritto sulla superficie, parla della fresco, una volta completato il dipinto, si può lavorare sia con i pennelli sia con i ferri caldi, non è che la cera dia giorni che rimane lì, ha poco tempo, però è giusto e necessario che uno può lavorare senza problemi. Dopodiché si interviene con i ferri caldi, si sublima il tutto, la cera va a inglobare i colori, e si stabilizza. È quello che voi vedete adesso. La cosa più bella che ho aspettato proprio per lei, perché questa è la più bella tecnica secondo la mia esperienza, che l'uomo abbia mai adorato o praticato. Perché? Questa tecnica ingloba un po' tutte le tecniche, olio, tempo, cera, guarda, tutto. Non c'è una cosa che lei ha problemi. Mentre quella fresca abbiamo bisogno di una parete fresca e poi ci si lavora, la tempra e la legno. L'olio, la tela, la carta per l'acquarello. Questa invece fa tutto da sola. E non mi sono sempre chiesto come mai. Sono 2000 anni, anche se insomma Leonardo ci ha provato, secondo la mia esperienza,
Leonardo non è come un dipinto, Leonardo ha dipinto, ha solo forse sbagliato il processo. Lui non doveva mettere i braccieri per andare su e giù in maniera da chiamare molta altra superficie. Bastava lavorare di ferri caldi, centimetro, millimetro per millimetro, mano a mano, sublimava la cera e rimaneva bloccata. Forse Leonardo questo non l'ha fatto, però ancora c'è da vedere se dietro sto benedetto muro troviamo qualche cosa di bello.